Thomas Beretta, si inizia questa seconda parte dell'estate azzurra. La prima parte si è chiusa con quell'oro abbronzato conquistato in Argentina, adesso questa seconda parte che si apre invece con la caccia a un posto sul podio degli europei. Sì, decisamente si punta alla medaglia migliore per ora, però dai, la prima parte è andata bene, devo dire, come prima esperienza per me soprattutto, già esordire con una medaglia. Non posso lamentarmi. Però adesso gli europei possiamo sicuramente puntare a far meglio e sta mettendo tutto appunto per quel risultato. Sarà una manifestazione con tante squadre forti, ne penso una soprattutto che è la Russia, che è un po' penso l'obiettivo di tutti. Sì, sempre loro, hanno vinto la World League, le Olimpiadi, adesso noi ce l'abbiamo sempre dentro anche gli europei, quindi non si può fare nulla. Però dai, stiamo imparando un po' a conoscerli, adesso anche nella World League abbiamo giocato un po' di volte, sono forti, però noi possiamo farcela. Dai. Per te sarà il primo europeo, come te lo immagini, come te l'aspetti? Ma non so cosa aspettarmi onestamente, sai, tutte le competizioni sono una diversa dall'altra alla fine, quindi niente, stiamo a vedere. Una volta che partiamo andiamo in Danimarca, poi da lì ce la giocheremo, sarà dura perché si giocherà tutti i giorni, un po' come le finali della World League, però ci proviamo. Guardando un attimo oltre l'europeo, poi inizierà una stagione molto importante per te, l'esordio in Serie A 1 con la maglia di Modena, una piazza storica, un pubblico storico, che è l'obiettivo comunque di confermarti anche in A1 oltre che in nazionale. Non novità pure l'anno prossimo, adesso vediamo il livello in A1, se riesco a reggere bene tutto il campionato. Non vedo l'ora di iniziare anche con loro perché mi hanno parlato tutti benissimo di Modena, tutte le persone di Lorenzetti, assolutamente, no, di tutte come staff, come tutto, quindi adesso appena finiamo qua andiamo giù e incominciamo questa nuova avventura, dai. Spero bene, sono contento, molto contento. Sarà un campionato comunque sulla carta, chiaramente, perché siamo ancora ad agosto, quindi siamo nel campo delle ipotesi, e dove a parte le difficoltà che ci sono, la crisi e tutto, saranno due squadre forse un po' più avanti delle altre, penso a Macerata e Piacenza, e poi tante squadre più o meno sullo stesso livello dove se la possono giocare. Sarà insomma molto equilibrio. Sì, esatto, sarà secondo me un bel campionato. Adesso io, come ho detto, non ci ho mai giocato, perciò va bene. Però noi siamo una buona squadra, secondo me, come molte altre. Tutte le partite saranno da giocarsela. Poi con Macerata e Piacenza, comunque le favorite, niente, sarà, visto che sono forse un po' più forti sulla carta, anche magari più divertente giocarci contro.